Bentrovati pensierosi, Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2 in esclusiva è uscito ormai da qualche giorno. C'è chi grida il miracolo, c'è chi è rimasto un pochino più tiepidino. Io ci ho giocato e devo dirvi che mi è piaciuto molto. Questa però non vuole essere una recensione, poiché penso che chi fosse interessato a comprare il gioco ormai lo abbia già fatto. E chi non lo volesse perché non gli interessava, ok, non dovrebbe neanche essere qui forse. Dico forse perché in realtà quello che a me interessa in questa sede è approfondire un attimino il discorso sul fatto che Capcom abbia deciso di portare questo gioco su Oculus Quest. Quindi mettetevi comodi, cliccate la campanella, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, fate quello che dovete fare. Io sono Gretta e questo è il Gretta Pensiero. Qualche settimana fa avevo già fatto un video su Resident Evil 4 e sulle perplessità che mi aveva suscitato il trailer. Quello che non mi era piaciuto e che mi faceva pensare a un adattamento un po' fatto alla buona era il fatto che i filmati di gioco, i quick time event, si vedessero all'interno di delle finestre. Questa cosa non mi era piaciuta e comunque continua a non piacermi anche nella release finale del gioco. Però devo dire che Armature Studio ha fatto un ottimo lavoro di adattamento e non sembra davvero un gioco fatto in maniera pigra. Sarebbe stato un vero peccato se questo adattamento fosse stato fatto un po' alla buona, proprio perché penso che fondamentalmente in Capcom ci sia qualcuno che spinge sulla realtà virtuale. Nessuno mi toglie dalla testa che Resident Evil 7 non fu pensato originariamente per draghettare il pubblico sul PlayStation VR, uno perché all'epoca era il visore più economico e due perché davvero alcune meccaniche del gioco, alcune inquadrature, alcune cose si vede proprio che sono state pensate per spaventare il giocatore con il caschetto in testa e poi non vedo onestamente il motivo per cui il gioco avrebbe dovuto passare alla visuale in prima persona. Comunque questa cosa non si è verificata poiché probabilmente i costi troppo elevati del titolo hanno fatto cambiare idea a Capcom e deciso per una deriva più classica, quindi andare su tutte le piattaforme in modo da ottimizzare i costi e le vendite. Certo, questa cosa si sarebbe potuta evitare magari se Sony avesse avuto un po' più di coraggio, avesse messo mano al portafoglio e comprato un'esclusiva temporale di almeno 6 mesi, un anno, in modo da spingere più gente possibile a comprare la piattaforma PlayStation e la PlayStation VR, cosa che io ad esempio ho fatto un anno dopo, ma ho fatto proprio perché volevo giocare il titolo di Capcom nel migliore dei modi possibili e penso di averlo fatto. Ma in questa sede comunque stiamo parlando di Resident Evil 7, quindi vediamo un attimino che lavoro è stato fatto con Resident Evil 4 VR per Oculus 2. Parto subito col dire che, tirando le somme, Resident Evil 4 VR è un ottimo adattamento. Certo, si porta dietro dei problemi che è normale che si possa portare dietro un gioco che deriva in ogni caso da un titolo uscito per GameCube nel 2005, quindi parliamo comunque di un sistema di controllo un pochino legnoso, vuoi perché era il primo esperimento che si faceva nel portare i survival horror nel genere action, vuoi perché comunque i giochi precedenti avevano giocato anche un pochino su questo tipo di legnosità per creare più panico al giocatore, però naturalmente questo genere di approccio oggi non poteva essere più possibile, soprattutto nell'adattamento in realtà virtuale. Non avrebbe avuto senso non potersi muovere liberamente, non poter mirare mentre si muoveva e via dicendo. Il sistema di controllo è stato adattato invece molto bene, quindi ce n'è per tutti gli stomaci, ce n'è per tutti i gusti. Hanno optato per mettere il classico teletrasporto
per chi soffre gravemente di motion sickness, piuttosto che il movimento libero, però con alcune limitazioni, come ad esempio una visuale più stretta, piuttosto che il fatto di potersi girare a scatti. Io non soffro di motion sickness in nessun modo possibile, quindi appena ho cominciato a giocare ho tolto tutto e quindi mi posso muovere liberamente a 360 gradi, visuale completa il più possibile, corro, sparo, faccio qualunque cosa. Però se voi avete problemi di questo genere non abbiate paura, perché Capcom ha pensato anche a voi. Ci sono alcuni problemi con le proporzioni, questo sì, quindi potrebbe sembrare che le vostre mani siano troppo grandi, che alcuni degli oggetti siano troppo piccoli. Questo però è un problema che ci portiamo sempre dietro nella realtà virtuale, non è una novità, non è un problema di questo gioco, ne soffriva anche Resident Evil 7 ad esempio, e ne soffrono anche altri titoli su Oculus, quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista. Qualcuno si lamentava delle animazioni un pochino troppo ingenuote, trattandosi di un gioco comunque del 2005. Ora, io non la vedo così, nel senso che sì, siamo d'accordo, se lo paragoniamo con i giochi più recenti, le animazioni dei nemici sono un pochino legnosette, magari un poco naturali, però in realtà qui stiamo facendo un parallelismo con i giochi moderni, ma non dei giochi Oculus, perché onestamente su Oculus non ho visto tanto di meglio fino a oggi, quindi anche in questo caso non vedo davvero di cosa lamentarsi seriamente. Poi, per l'amor di Dio, si può fare sempre di meglio. Sono sicuro che se il gioco non fosse derivato da un gioco di GameCube, ma fosse stato fatto ad hoc da Capcom oggi, probabilmente sarebbe stato meglio anche sotto questo punto di vista, però non ci si può lamentare davvero, come non ci si può lamentare della grafica, che risulta veramente bellissima su Oculus Quest, onestamente, nonostante si tratti appunto di un gioco che affonda le sue radici nel 2005. I poligoni non sono così pochi e soprattutto la risoluzione è stata chiaramente ripresa dai porting HD che sono stati fatti di Resident Evil 4 negli ultimi anni, e onestamente io credo che a livello estetico sia una delle cose più belle che si siano viste fino ad oggi su Oculus, quindi anche da questo punto di vista davvero non vedo cosa si potesse, cioè oddio, si poteva fare qualcosa di meglio sicuramente, però io non ci trovo nessuno scandalo. Credo che Capcom abbia fatto un lavoro dignitosissimo. Quello che invece proprio non convince sono le cose che non mi piacevano già nel trailer e di cui avevo parlato nel video di qualche settimana fa. Quindi questi filmati nelle finestre che assolutamente spezzano l'azione e non li trovo li trovo una cosa che si poteva benissimo evitare. Essendo fatto tutto comunque con il motore di gioco, potevano tranquillamente piazzare la telecamera virtuale all'interno della scena e spostarla anche, come fanno diversi cortometraggi d'animazione che sono visti in VR. Quindi anche dal punto di vista della regia non lo vedevo una cosa impossibile. Evidentemente o non ci hanno pensato o non ne hanno avuto voglia, o comunque ci hanno provato e forse non rendeva così bene, non lo so, non lo potremo sapere mai, poiché il gioco è uscito così e ce lo dobbiamo tenere. La cosa invece che era già ridicola nel 2005 e che oggi è davvero inguardabile sono i Quick Time Event. Quick Time Event che si potevano assolutamente risparmiare, potevano essere tolti dal gioco perché non servono a niente. E sono imbarazzanti, come dicevo, lo erano già allora, perché non erano state fatte diverse animazioni. Quindi quando Leon corre, ad esempio, noi dobbiamo agitare il controller e lui correrà più veloce, però l'animazione è sempre la stessa velocizzata, quindi veramente sembra di vedere Ben Hill in certi momenti, e onestamente non capisco il motivo, anche perché è impossibile sbagliare quelle sequenze.
a meno che non vi cadano le braccia o non vi addormentiate, cioè dovete semplicemente fare così. Si potevano completamente evitare o comunque adattare anche quelle in maniera migliore alla realtà virtuale, cosa che in questo caso non è stata fatta e si può etichettare certamente come un difetto, anche se diciamo che nel lavoro generale non è così drammatico. Alla fine dei conti, il lavoro di adattamento è stato fatto bene sia nei movimenti, sia nella gestione dell'inventario, che adesso possiamo aprire, abbiamo questa valigia davanti a noi, possiamo sistemare le cose prendendole direttamente con le mani. Non dobbiamo più entrare continuamente in inventario per lanciare bombe, cambiare armi, perché anche in questo caso è stato adattato molto bene. Quindi abbiamo il coltello posizionato sul petto a sinistra, abbiamo la pistola posizionata sul fianco a destra, abbiamo il fucile sulla spalla, abbiamo il kit medico sull'altra spalla. Di conseguenza, possiamo fare quasi tutto senza entrare nel menu, a meno che non dobbiamo fare delle cose particolari. Allora, in questo caso, chiaramente, se vogliamo sostituire un tipo di bomba con un altro e via dicendo, entriamo nel menu oppure per guardare la mappa, ma in generale l'azione da questo punto di vista viene spezzata molto poco. Di conseguenza, il lavoro fatto è veramente molto buono. Il gioco risulta veramente divertente come lo era allora. E ci sono delle cose che non sono così frequenti nei giochi e anche con un titolo così vecchio risultano fresche, risultano divertenti da giocare. Ad esempio, quando vogliamo colpire un nemico, lo possiamo colpire in diverse parti del corpo. Di conseguenza, se lo colpiremo su una mano, gli cadrà l'arma, piuttosto che su una spalla, lo faremo indietreggiare. Se lo colpiamo al ginocchio, si abbasserà e quindi lo potremo colpire per guadagnare tempo. Insomma, Resident Evil 4 era un bel gioco e ad oggi, portato in realtà virtuale, risulta ancora divertente. E io lo volevo tra l'altro acquistare poco tempo fa, avevo pensato di riprenderlo perché non lo giocavo davvero dal 2005. Poi vidi che fu annunciato per Oculus e di conseguenza decisi di aspettare questa versione VR. E sono contento di averlo fatto perché me lo sto rigodendo tantissimo, esattamente come me lo godetti all'epoca, con questa veste nuova che si porta senz'altro dietro alcuni problemi del fatto di essere derivato da un gioco flat, ma comunque è stato adattato davvero davvero molto bene. Quindi credo che a chi non è piaciuto, probabilmente non piaceva neanche l'originale, o comunque non piace il genere, ma sono assolutamente convinto che se amate questo tipo di esperienza in realtà virtuale, sia un acquisto praticamente obbligatorio da fare. Perché Capcom ha deciso di portare questo gioco su Quest? Secondo me si tratta di un segnale molto importante, poiché si tratta proprio di un'esclusiva. E soprattutto, a differenza appunto delle mie paure iniziali, non si tratta nemmeno di un porting fatto così pigramente. C'è stato in ogni caso del lavoro dietro per adattarlo al meglio. Forse si poteva fare qualcosina in più, ad esempio, abbassarsi non serve a nulla, cioè se noi abbiamo sul nostro davanti a noi un ostacolo e dobbiamo passarci sotto, anche abbassandoci, la bomba scoppierà, per dire, non si può evitare. Quindi dobbiamo sparargli per farla esplodere prima che ci avviciniamo. Quindi qualcosina in più si poteva fare, che non è stata fatta, ma nel totale il lavoro è veramente molto buono. Si vede che c'è stato dello studio. Non sfigura davvero con dei giochi nati davvero in VR. Questo cosa vuol dire? Per quale motivo Capcom avrebbe dovuto sviluppare un gioco di questo genere? Certo, chiaramente c'è la volontà di farci dei soldi, perché altrimenti potreste obiettare che avrebbe potuto fare un gioco nuovo, un gioco da zero. Però sicuramente si tratta di un modo di mettere un pochino il piede dentro il mercato senza rischiare troppo. In fondo, sviluppare un gioco da zero avrebbe sicuramente comportato dei costi maggiori.
Mentre invece loro avevano un gioco che era perfetto, si adattava sia graficamente per le possibilità dell'Oculus, sia dal punto di vista del gameplay. E quindi hanno fatto questo, hanno preso un gioco vecchio che gli è costato relativamente poco, lo hanno adattato e hanno cercato di vedere come avrebbe reagito il pubblico a una cosa di questo tipo. E io credo che il pubblico abbia reagito bene, perché credo che ne stiamo parlando un po' tutti. Penso che molte persone abbiano comprato Resident Evil 4, quindi sicuramente Capcom è rientrata della sua spesa e ha un feedback molto positivo. Quindi probabilmente ora potrebbe decidere di sviluppare qualcosa di esclusivo per Oculus Quest. Ciò non toglie che naturalmente, se vogliono, adesso possono fare la stessa operazione con altri 1000 giochi, perché comunque c'è Resident Evil 5, c'è tutta la serie di Resident Evil uscita per Nintendo 3DS, che è già stata portata in HD, e quindi ci vorrebbe veramente il minimo sforzo a fare la stessa cosa che hanno fatto con Resident Evil 4 e portarlo su Oculus. Ma io credo che innanzitutto potrebbe essere comunque una buona cosa, perché il lavoro è stato fatto bene con Resident Evil 4, quindi sarei comunque contento di giocare altri titoli, anche se solo dei porting, in questo modo. Ma in ogni caso credo che abbiano i dati necessari a capire se ora è il caso di investire su Oculus Quest, perché alla fine si tratta del visore più diffuso, più economico, quindi probabilmente la loro intenzione era proprio quella di vedere se, uscendo con un titolo esclusivo, avrebbero potuto fare delle buone vendite, e secondo me ci sono riusciti. Quindi io sono ottimista per il futuro, penso che Capcom abbia in mente di fare qualcosa di nuovo su Oculus e non solo dei porting, che comunque sarebbero, come dicevo prima, molto bene accetti. Bene, questo era tutto quello che avevo da dire sull'argomento. Fatemi sapere sotto il video se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se non siete d'accordo perché. Iscrivetevi al canale così che possiate trovare altri video che sto preparando in questo periodo, non solo su Oculus, ma comunque sul mercato dei videogiochi in genere. Ho in programma qualcosa di interessante che sarebbe dovuto uscire questa settimana, ma chiaramente l'urgenza di parlare di Resident Evil 4 ha fatto slittare il video. E quindi se ne parla la settimana prossima, spero. Grazie a tutti di nuovo per essere stati con me fino alla fine, e ci vediamo al prossimo video.